Un progetto d'arte è nato sulla Battigia di Fiorenzuola di Focara, dove l'artista ha recuperato 201 scarpe abbandonate. Ad esse è stata data nuova forma in un progetto d'arte polivalente che esplora tutte le forme dell'arte e che parla di mutazione. Allora, la genesi del progetto è nato nel 2014 da una mia esigenza di parlare proprio dei passi che si fanno, di andare oltre il passo che uno non riuscirebbe a fare. Infatti il progetto si chiama Oltrepassi. Ho deciso di dare una numerologia a questo progetto, che è 201, e anche il numero ha un significato. E in questo progetto, che io definisco di cultura partecipata, si parte da un'installazione d'arte contemporanea per poi coinvolgere tutte le forme d'arte. Quindi è stato fatto un film e in questo progetto ho coinvolto musicisti, cantanti, poetesse e soprattutto 21 autori, tra cui Marco Paolini, Nada, Finati, Simone Perotti, Marcello Fois, che mi hanno restituito 21 racconti dove il tema era il passo o la scarpa.